Voi sapete che il 22 di ottobre si va a concretizzare il sogno della storia della Lega e della Lega Veneta. È una grande opportunità. Io so che molti mi fermano e mi dicono: ma non si vede la pubblicità arriverà, non preoccupatevi. Qualcun altro mi ferma e mi dice: ma la tessera elettorale è un referendum serio. Il nostro referendum ha il quorum, vuol dire che se non ci va il 50% più uno degli elettori veneti, il referendum si butta nella spazzatura. È un'occasione, non mi vedrete mai far campagne di parte, perché io penso che i veneti debbano capire una volta per tutte che dopo 20 anni, 30 anni che dicono e che diciamo paroni a casa nostra, basta Roma, vogliamo essere come Trento e Bolzano, beh, quei veneti, noi veneti, il 22 ottobre abbiamo l'occasione di esprimerlo questo nostro stato di malessere. Per cui l'invito che io faccio a tutti, lo dico ai tanti dirigenti, militanti e sostenitori che sono qui, è quello di invitare tutti ad andare a votare. Guardate che il peso di questo referendum non sarà solo la vittoria del sì, che si immagina che ci siano più sì che no in Veneto, ma sarà soprattutto quello dell'affluenza alle urne. Un sì convinto con una grande affluenza alle urne significa avere la strada spianata. Molti mi dicono: ma cosa accadrà il giorno dopo? Il giorno dopo non abbiamo automaticamente l'autonomia. Il giorno dopo non abbiamo automaticamente l'autonomia. Noi siamo persone serie e per bene. E non stai tutti questi anni a governare se racconti le bugie ai cittadini. Però sappiamo che nella Costituzione c'è la possibilità di avere l'autonomia. E in 16 anni che esiste questa possibilità non c'è una regione in Italia che ha avuto neanche una delle 22 competenze. Quindi il giorno dopo noi cosa faremo? Beh, se sarà una grande vittoria del sì e se sarà una grande affluenza alle urne, io avrò la forza che oggi non ho, che è quella di un popolo dietro di me, che è quella di avere i veneti e le venete dietro di me, che è quella di avere anche i nuovi veneti. Io sono andato l'altro giorno da un amico che fa dentista e ho trovato un suo dipendente, un albanese, e mi fa: io sono felice perché il primo voto che do qui in Italia lo do per il referendum per l'autonomia. E penso che questo è un grande segnale, siamo una comunità, guardate che mai come ora c'è la possibilità di cambiare. Noi non è che ci siamo distratti in questi anni, questo è frutto di un percorso, questo risultato del referendum io lo dedico a tutti quelli che sono passati in Lega, che comunque hanno investito parte della loro vita, i militanti, i dirigenti, sono tutti quelli che ci sono stati, i sostenitori, quelli che non ci sono più, che non vedranno l'alba di questo giorno. Però l'autonomia è cosa fattibile oggi. Guardate, siamo in un momento storico, e chiudo, poi lascio la parola a Matteo, siamo in un momento storico nel quale capiamo che 20 anni fa, 10 anni fa, quello che sta accadendo oggi non avrebbe avuto lo stesso effetto. Quindi questo referendum sarà veramente una chiamata di popolo. Quel giorno, mi perdonerà Matteo se continuo a dirlo, ma apprezzo anche le sue dichiarazioni quando dice il referendum di tutti. Quel giorno tutti noi non dobbiamo andare con la casacca politica a votare. Lasciamo un attimo le idee fuori dai seggi e pensiamo che andiamo a votare per noi e andiamo a votare per il Veneto. Non posso sentire qualcuno che magari non milita in Lega che dice: ma il referendum della Lega. No, la Lega si è trovata questa occasione storica e serve questo referendum a tutto il Veneto. Fate proseliti, invitate tutti ad andare a votare, se non altro ricordando che se non ci sarà il 50% più uno degli elettori che vanno a votare, questo referendum non avrà efficacia. Poi capiamoci, se i veneti decideranno di andare pochi a votare, io comunque sarò protagonista il giorno dopo, o per iniziare un grande percorso dell'autonomia, o per spazzar via l'autonomia dal Veneto. Perché noi non facciamo sul serio e non abbiamo tempo da perdere, per cui è fondamentale andare a votare. Andrete ai seggi, vi dico questo, ci andrete con la vostra tessera elettorale e voterete in maniera ufficiale come si vota sempre, avete lo scrutatore, i presidenti di seggio, avrete i militari che fanno il servizio d'ordine ai seggi, avrete una scheda elettorale e ci sarà scritto sì o no. Molto semplice, ovvio che noi votiamo tutti per il sì! Grazie!